Dove vi siete nascosto? Andiamo! Le favole che amavo di più da piccolo erano molto più violente e molto più macabre. La Bella e la Bestia l'ho vista con i miei figli quando sono diventato grande. Così va molto meglio. La possibilità di interpretare un ruolo così epico, considerando che è abituato a fare ruoli epici ma nella classicità, che evocano altri tipi di situazioni, mi ha affascinato, mi ha intrigato soprattutto la possibilità di farlo in inglese, che poi è il motivo principale per cui poi mi sono così catapultato nel farlo e ho fatto di tutto per poterlo fare. Perché ritenevo che fosse la rivisitazione di un cartone animato una possibilità per un attore di andare un pochino sopra le righe. La sceneggiatura era molto accattivante, è stata rivisitata perché ha creato così un approfondimento di che cosa è la bestialità dentro di noi, al di là dell'aspetto fisico, mantenendo comunque una leggera deformazione, ma una deformazione che raccontasse un uomo quasi diviso in due, cioè da una parte un lato oscuro, dall'altra parte un lato, un po' come Guerre Stellari, insomma. E lei mi ha ricompensato con il tradimento. Ecco, questa è la verità. Ora tocca a te rispondere. Avevo fatto da poco il Cyrano de Bergerac senza il naso posticcio, interpretato quindi il grande spadaccino francese senza lo stereotipo del naso, e che è stato anche uno spunto per gli sceneggiatori di provare a raccontare la bestia senza. Vuoi sposarmi, bella? Mi sono ispirato alla mia fantasia, al fatto di aver sempre così raccontato ai miei figli favole totalmente inventate, quindi ero abbastanza collaudato nel così creare spunti in ogni genere. Ho fatto sempre molto il verso a quella che era secondo me l'idea della bestia. Via, vattene. Leon, aspetta. Quanto ancora vorresti farmi aspettare? Tu hai ucciso Juliette! Sì, con queste mani. E se trovi che io sia troppo spaventoso per amarmi, allora stammi lontana, vattene! Ma tutta la lavorazione è stata molto difficile. Abbiamo addirittura dovuto rigirare delle scene per così la pignoleria del regista. Avete intenzione di vivere? Chiedetemelo in ginocchio. Ve lo ripeto un'altra volta. Desiderate vivere? Chiedetemelo in ginocchio. Vi prego. Come preferite. È stata una lavorazione molto, molto, molto faticosa. Un po' per l'inglese, un po' per i tanti notturni, per il freddo. È stato tutto molto romantico. Vi auguro buon Natale, buon fine anno, buon inizio anno e soprattutto vi ricordo che per festeggiare il Natale, quale occasione, o il post Natale, quale occasione migliore, il 29 e il 30 su Rai 1 alle 21:15 con La Bella e la Bestia. Buon tutto, ciao!